Miagola? Azione! Dall'ultima comanda, dopo 4 anni di nuovo a fare un corto, soggetto e sceneggiatura mie, nato molto per gioco, molto per scherzo, e strada facendo abbiamo tirato su una bella squadra di persone molto valide, professionisti, attori veramente con la A maiuscola. 3 giorni di riprese nel ristorante più un quarto giorno per gli esterni. Un'emozione, un divertimento, senza però lasciare mai che diventasse soltanto un gioco. Rigorosamente bianco. Ecco, dopo che ti ha detto bianco e rosso, te lo guardi lui per un paio di secondi, dopodiché il tuo sguardo okay. Per un secondo cadere in tasca qua. Okay. Scena 9, take 1. Vai. No, il vino della casa andrà benissimo. Bianco o rosso? Rigorosamente il bianco, guardino verso. Bravissima, bellissima, 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 bellissima. Non lui, suo papà. Rosso. Silenzio per tutti, attenzione! Va bene, sarà per la prossima volta. Vi auguro una buona serata. Grazie anche a te. Grazie. Buonasera, che domenica è tardissimo. Si può mangiare ancora qualcosa? Stop, porca troia! Oh mamma mia, scusa. Piena perfetta. Ronny Roselli è un amico da tanti anni. Viviamo in questa città un po' piena di tante cose. L'ho visto, ci siamo incrociati più di una volta. 7 nel passato, ma mai lavorato direttamente insieme. Abbiamo bevuto qualche birra insieme nei locali triestini. Lui mi ha visto tante volte suonare. Dunque, insomma, per me questa è una grande occasione di lavorare con un amico che stimo moltissimo. Perché ho visto in passato tutti i lavori che è riuscito a mettere su anche con i mezzi di un professionista che però fa i film con i numeri di un amatore, perché ovviamente non hai la possibilità di avere dei budget importanti e secondo me lui ha questa capacità, lui pur avendo dei budget molto limitati riesce a fare un servizio molto di qualità. Leonardo Zanier, fantastico. Serio e comico allo stesso tempo. Lo conoscevo in qualità di musicista e di cantautore, ma non sapevo avesse anche delle qualità veramente di attore. Non posso dire niente. La Erika Giugovaz, bella e brava, c'è stato soltanto un attimo di correzione su perché la volevo un po' più sorridente, un po' più maliziosa e con scena, ma si è adattata subito. La cameriera Giovanna Mazzari, anche lei simpaticissima, il cuoco Paolo Massaria, anche lui ex pasticcere, poi dunque in qualche modo era nel suo habitat, insomma, ex lavorativo. La Claudia, che è la titolare del ristorante, è l'unica che in verità non è un'attrice, però insomma le abbiamo fatto fare soltanto una battuta e
non nascondo che al secondo Chuck l'ha fatta già bene, dunque non posso dire assolutamente niente. Anche Amba ha lo stesso stupore, la stessa situazione che ha avuto Giovanna poco prima. Ma che è scritto questa base? Bellissima quella, non lo so. Di lavoro è meraviglioso, certe persone appunto sono le persone che si conoscono nell'ambiente triestino, invece ho conosciuto tantissime... Domani fa, sì? Che non vuole più ferma, okay. Si è passato proprio... È passato la moto, sì. Solo quella, probabilmente non la centrata. Un scooter qua scarico l'otto, così diverso, sì. Eccoli. No, dicevo che il gruppo di lavoro è... Senza dicevo, il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è un bellissimo gruppo,